Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, scusate se parlo a voce bassa, però non so se mi ascoltano o meno. Comunque, nel senso che c'è gente, c'è ognuno che sta registrando. Cosa sto dicendo? Che sta lavando i piatti, però scusate un po' gli sproloqui, però è di nuovo l'ennesima volta che registro con un altro dispositivo, non voglio dire con quale, ma spero che la qualità si veda bene nel video. Fatemi sapere sotto qua, sotto questo video, con un commento, scusate, perché ci tenevo a sapere se si vede bene stavolta con questo dispositivo che ho, perché non è nuovo, l'ho preso da un bel po' di tempo, ma spero che la qualità sia migliore di quella che ho registrato ieri. Questo è un altro di quei video di critici che faccio io sempre, e nulla. Sì, se mi vedete che sto facendo così, perché c'è una maglia sotto che mi sta dando fastidio e sto cercando di sistemarmela, potevo farlo anche prima di accendere, ma vabbè, io non mi nascondo dietro la telecamera, quindi faccio tutto in diretta con voi. Se vedete che ho sistemato il letto, perché mi dà fastidio vederlo tutto sconcio, quindi ho detto mi sistemo il letto, male che vada. Sapete, se lo vedono disordinato, ma a me mi dà fastidio vedere le cose disordinate. Ho preso, mi ho fatto il letto, e l'ho fatto, come si dice? Viene a dirlo in dialetto, non scucciolato. Vabbè, ho agitato le lenzuola, le ho messe, non so come si dice, scuotuto, neanche. Non mi viene in mente quel termine quando ho scosso le lenzuola nella veranda, nel poggiolo, non so se si dice così. Comunque, fatemi sapere sotto commenti, perché non viene in mente il termine italiano di scuotere le lenzuola giù dalla finestra per togliere tutta la sporcizia. Vabbè, adesso non stiamo qui nei dettagli. Comunque, gli ho fatto il letto, me l'ho sistemato e questo è quanto. Comunque, ragazze, sperando che il trucco mi piaccia, il mio trucco, non si vedrà una mazza, ma vi dico che questo è il mio trucco, fatto un po' da cavolo, però mi piace lo stesso e adoro, già. E nulla, volevo prendere lo specchio, ma mi sono dimenticato di prenderlo prima, per farvi vedere come questo trucco, come è uscito, mi piace da morire, e niente. Era per dirvi a voi che ho caricato come tutto la macchina fotografica già da ieri. Perdonate se faccio così in continuazione, ma sto digerendo perché ho mangiato un sacco di ravioli dolcissimi in bianco, perché sto seguendo una dieta, secondo che il mio stomaco non sto bene di stomaco, e quindi una dieta apposita per il mio stomaco, per la gastroenterite, non so come si chiama quella cosa lì quando uno non sta bene di stomaco. Ho fatto anche una, come si chiama, quella non so come, vabbè, una cosa che ti entra con la telecamera allo stomaco, una sonda, e ti vedono che cosa c'è allo stomaco dentro, perché stai così male allo stomaco, non so come si chiama. Comunque penso che qualcuno di voi l'abbia capito, se l'ha fatta, ma non lo so, non ho idea, fatemi sapere. E vi dicevo, siccome io sto per il stomaco, sto mangiando più o meno quasi tutto in bianco, a parte il cioccolato e schifezze varie, ma mangio poche schifezze, quasi nullo, perché con questo stomaco non posso mangiare molte schifezze, a parte il cioccolato e il resto è solamente acqua, qualche poco di tè caldo e basta, camomille, queste cose normali, semplicissime. E niente, aspettate che siete un po' stortine, vi voglio aggiustare un po', ok, sì, ora ci siamo. Comunque, vi dicevo, sperando che questo video vi piaccia, perché era solamente un video così per chiacchierare un po', non sto alzando la voce perché non mi sembra il caso. Volevo alzarla un po', ma tanto non devo dire nulla di chissà che, solamente per parlare un po' con voi. Comunque buona epifania a tutte, perché ho letto i commenti di tutte voi, buona epifania, ve lo do anche in diretta qua su questo video, buona epifania a tutte, tanti auguri a voi e alle vostre famiglie, e speriamo bene che questo anno sia, tra virgolette,
migliore di quello, ribadisco tanti video e speriamo che sia davvero meglio di quello che abbiamo passato. Già, perché ragazzi è così. Il 2020 non mi è piaciuto per niente il 2020, non è stato un bell'anno per carità. E basta così. Già. Comunque ragazze, questo voleva essere un breve video, solo per farvi gli auguri, non solo di buon anno, ma anche di buona Befana e nulla. Ora mi rimetto gli occhiali, tanto il trucco l'avete visto e niente, aspettate. Allora, eccomi qua. Dunque, vi dicevo, la palette che ho utilizzato adesso, anzi, stamane perché mi sono truccata stamattina, ho utilizzato questa qua, vi stavo dicendo perché gli ho fatto vedere il trucco occhi, no? E la Terra Bronzer, mi sono dimenticata di prendere, vabbè, non mi va di rifare il video. Comunque, semplice quella della Rimmel, quella cialda enorme, grande, più della mia mano. Non so se si è capito qual era, vabbè, la Shimmer Bronzer di Rimmel, che adesso non mi ricordo neanche il numero e la colorazione. Comunque, è sempre la stessa. Allora, aspettate che trovo la velina perché. No, me la metto in braccio, ma non è il caso. Dove la metto? La metto sul computer, aspettate. Faccio tutto in diretta con voi. Allora, qua. Dunque. Allora, rieccomi. Dunque, ho preso questa palette della, non so se si chiama Jewel Collection Deluxe. Sì, mi sembra che fosse questa. Jewel Deluxe Collection, questa qua, vedete? Non ve la avvicino troppo, se no non si vede niente. Sto qua. Vabbè, i colori, semplici colori ho utilizzato Storm e Tactic, non so se si dice così, però è questo qui. Tactic, Storm e anche un po' di questo Lasting, questo qua. Tutto, prima ho picchiettato i due o tre colori che vi ho appena indicato e poi li ho sfumati, vabbè, a cavolo, però intanto ho sfumati come potevo sfumarli meglio io e poi alla fine ho fatto una sorta di, non so se si nota, di V esterna. Adesso non voglio fare quella che si intende di trucco, ma vabbè, mi piace truccarmi, volevo truccarmi e l'ho fatto. Ecco tutto qua. Comunque questo è vabbè, aspettate che lo metto qua perché sennò vi acceco e non mi sembra il caso. Comunque questi sono i colori che ho utilizzato e nulla. Poi ho messo un po' di bronzer, mascara sempre lo stesso, aspettate che vi. Dove l'ho messo? Ecco qua. Metto gli occhiali, se no non vedo una cippa di qua di niente. E ho utilizzato Rimmel Scandalize Roulette di, sì, questo qua, Waterproof 001 Black, questo. Che lo scovolino, ragazzi, è sempre lo stesso che ve lo dico a fare. E così, vedete? Aspettate perché ogni tanto mi accorgo che va fuori fuoco la macchina, non capisco perché. Sì, l'ho detto, sto registrando con una macchina fotografica. Ecco qua, questo è il mascara, vedete? Lo scopolino. Ebbene sì, ragazze, sto avendo un bel, non dico ciglia, effetto ventaglio, però mi dà un bel effetto. Già io ho le ciglia folte di mio. Se mi metto a dare doppie passate, esco con delle ciglia effetto ragno e a me non mi piace. Quindi, vedete, questi sono i miei cigliozzi. E nulla, questo è quanto. Comunque ragazze, questa è la palette che ho utilizzato e mi piace un botto, è troppo bella. Carinissima, vedete? Già. Non so come ve la sto facendo vedere, non ho la più pallida idea di come ve la sto facendo vedere, sperando che si veda bene. Ecco qua, Deluxe, questa è bellissima di Make Up Revolution. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, ce l'ho nel foglio lì dove parte nei miei comodini, ma adesso nel mio comodo, nella mia scrivania, postazione trucco, barra computer, ma sinceramente mi scoccia andare a prendere il foglio dove ho acquistato la palette. Comunque, su Pink Panda,
la troverete facilissimo. E quindi niente, questo è quanto, il mio outfit ve lo faccio vedere subito, aspettate se mi riesce. Allora, allora ragazze mie, questo è il mio outfit. Non guardate che ho le pantofole, ma guardate che ho i pantaloni, no, ma che pantaloni, c'ho i jeans di Levi Strauss, vabbè, semplici di jeans di Levi Strauss, e poi ho questa maglia presa dai cinesi, sì, tempo fa, adesso non mi ricordo quanto tempo fa, quindi non me lo chiedete perché non me lo ricordo, però compenso sto bella comoda e calda soprattutto, quindi mi piace davvero tanto. Vedete? Sì, le semplici le ho fatte sempre con gli stessi prodotti, ragazzi miei. E nulla, questo è il mio outfit. Vedete? Bello, vero? A me piace molto. E basta. Ok, si torna alla base. Adesso vi attacco di qua. Aspettate. Eccomi. Allora, dunque, vi dicevo. Quello che avete visto è sempre quello che ho utilizzato io questi giorni. La palette mi sono truccata veramente poco, solo oggi e ieri per niente, devo dire la verità, devo essere sincera con voi, per niente. Mentre quasi nulla, non mi sono truccata proprio perché devo far respirare la pelle in questi giorni. Come dico sempre in ogni video, mi sono ridefinita non solo un po' le sopracciglia e burro cacao a bontà, non a bontà, a quantità industriale, e ho utilizzato ovviamente per uscire fuori, ovvio perché è fondamentale la mascherina, però prima di utilizzare la mascherina ho utilizzato un bel po' di burro cacao. Ragazze, usate il burro cacao, non ci bisogna, lo dico io, però è una cosa che si deve fare. Poi mascara ne ho messo un pochino, una sola passata di mascara, sempre questo qui, ragazze, questo. E basta, il resto nulla, perché non ho avuto tanta voglia di toccarmi, devo essere sincera. Solo oggi, perché sono tutti ospiti a trovarmi, i miei parenti ovviamente, altro nessuno, e mi sono voluta toccare, mi sono voluta fare un po' più carina, diciamo, più decente. Diciamo la verità, tanto tra poco vado e mi strucco e poi nulla, farò altri video dei prodotti che mi stanno piacendo di più. Sono sempre gli stessi, però ogni tanto cambio utilizzando altri tipi di prodotti sul viso. So che non è bello da dire e da ascoltare, ma ognuno è libero di gestire e come crede la propria skincare routine. Ragazze, così, io la penso così perlomeno. E basta ragazze. Noi ci si becca al prossimo video, un bacio e a presto. Se vi è piaciuto questo video, vi ribadisco, mettete un bel like o un pollice in giù, quello che volete voi, e fatemi sapere con un commento e iscrivetevi se questo canale vi è piaciuto, se questo canale vi piace e vi sta simpatico. Ciao, a presto, un bacio, buona epifania a tutti, anche se tra poco se ne andrà via. Ciao.